Abbiamo avvisato la settima cultura dei rappresentanti CGL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle garanzie di rispetto per le delle condizioni di lavoro dei tirocinanti, alla lotta dei rapporti di lavoro irregolare camuffati da tirocini, la direttiva sui tirocini, della proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini. Ricordo che l'audizione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto e anche in videoconferenza di deputati e auditi, trasmetteremo sulla web tv della Camera dei Deputati. Interviene in videoconferenza a questo punto per CGL Rossella Marinucci, responsabile per il mercato del lavoro e per le politiche attive. Ogni audizione durerà circa 5 minuti. Prego, dottoressa Marinucci, ci sente? Perfetto, non ci sente. Ma è presente per CISL Nicoletta Merlo? Buongiorno, grazie per la sua presenza del Dipartimento Politiche Giovanili, quindi io le cedo immediatamente la parola, nel frattempo cerchiamo di recuperare il collegamento. Prego. Grazie Presidente, grazie per l'invito, per me è un piacere e un onore essere qui. Allora, la CISL condivide l'obiettivo della Commissione di migliorare il quadro di qualità dei tirocini, in modo particolare per quanto riguarda il rafforzamento dei contenuti di formazione e apprendimento, così come quello di combattere l'abuso e l'uso distorto dei tirocini, che anche in Italia purtroppo ogni tanto sono svolti alla stregua di veri e propri rapporti di lavoro, anche se non sembra essere un fenomeno generalizzato. Tuttavia, le due proposte affrontano solo una parte delle questioni e presentano alcune criticità, a cominciare dal fatto che il pacchetto presentato non ha tenuto in adeguata considerazione le differenti tipologie di tirocinio e anche le diverse applicazioni negli Stati membri, mentre avremmo invece ritenuto essenziale una definizione di criteri minimi di qualità per ciascuna tipologia, al fine di garantire elevati standard di qualità in tutti gli Stati membri e anche al fine di limitare a monte le possibilità di utilizzo dello strumento e quindi cercando anche di andare a prevenire gli eventuali utilizzi impropri e gli abusi. E proprio questa è una seconda criticità che noi vediamo soprattutto nella proposta di direttiva, che affronta il problema dell'abuso e dell'uso distorto dei tirocini senza prevedere però regole che prevengano appunto a monte questo uso distorto. Nella direttiva poi quello che a noi sembra il problema cruciale deriva dall'articolo 2, che è quello delle definizioni, perché se da un lato la definizione che viene data del tirocinio è molto ampia e ricomprende tutte e quattro le tipologie di tirocinio, cosa che noi ci sentiamo di non condividere perché a nostro avviso il tirocinio curriculare non dovrebbe far parte di questa direttiva perché fa parte del percorso di studi e come tale ha una finalità diversa rispetto al tirocinio extracurriculare, ma poi quando invece arriviamo alla definizione di tirocinante, il tirocinante viene definito come chi ha un contratto di lavoro o è riconosciuto come lavoratore nel paese. Questa è una condizione che si verifica, a me risulta, solo in 13 stati membri e non tiene conto del fatto che in molti paesi, come ad esempio l'Italia, il tirocinio rappresenta un percorso di avvicinamento al lavoro con finalità di orientamento e formazione, ma non è un rapporto di lavoro. E questo, oltre a creare confusione e a creare evidenti problemi di interpretazione di tutta la norma, fa sì che la maggior parte della proposta di direttiva, possiamo dire tutta ad eccezione del capo terzo, non sarebbe applicabile in Italia. Ma a prescindere da questo, noi critichiamo proprio un po' l'approccio che ha la Commissione, che sembra essere quello di dire: se vogliamo evitare che il tirocinio venga utilizzato impropriamente, che il tirocinante venga utilizzato al posto di un regolare lavoratore, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo equiparare il tirocinio a un rapporto di lavoro subordinato e il tirocinante a un lavoratore, riconoscendogli tutta una serie di tutele e diritti che derivano dalle varie direttive europee. Questo è un approccio che secondo noi è sbagliato e che è anche rischioso, perché paradossalmente
naturalmente rischia di legittimare un utilizzo improprio dello strumento. Per noi l'approccio andrebbe ribaltato, ossia poiché il tirocinio non deve essere usato in sostituzione di un posto di lavoro e non va regolamentato e tutelato allo stesso modo, ma disciplinato con regole diverse che ne limitino a monte la possibilità di utilizzo, lo corredino da alcune tutele di base e una forte attenzione alla formazione e chiaramente si impegnino anche a contrastarne con misure adeguate l'utilizzo improprio. Inoltre, in alcuni passaggi della direttiva si fa riferimento a una possibile sovrapposizione tra tirocinio e apprendistato. Questo è un altro punto che noi non condividiamo, perché si tratta di due strumenti diversi con finalità diverse che non vanno confuse. E invece, rispetto alla proposta di raccomandazione, al di là del fatto che si è persa l'occasione di definire criteri minimi di qualità per ciascuna tipologia di tirocinio, un'altra criticità emerge dal punto 6, che è quello relativo all'equa retribuzione. A nostro avviso sarebbe più coerente parlare di compensazione anziché retribuzione, proprio perché non abbiamo a che fare con lavoratori, ma abbiamo a che fare con tirocinanti, e considerare anche i possibili costi sostenuti dal tirocinante per partecipare al tirocinio e le relative esigenze di base, quindi le spese di viaggio, di vitto, eventualmente di alloggio, fornendo tale sostegno sotto forma di un'indennità di partecipazione. Questo al fine di rendere l'esperienza davvero fruibile a tutte e tutti, indipendentemente poi dalle condizioni economiche e sociali di partenza. Concludo dicendo che un'altra carenza è che in entrambe le proposte il ruolo riconosciuto alle parti sociali è davvero marginale e quindi non si è tenuto in considerazione l'apporto che queste potrebbero dare, ad esempio nella definizione delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e anche delle possibilità di derogare al principio di parità di trattamento per ragioni oggettive. Quindi in conclusione condividiamo le motivazioni che hanno spinto la Commissione a elaborare queste due proposte, ma a nostro avviso andrebbero fortemente modificate. Grazie. Grazie a Nicoletta Merlo del Dipartimento Politiche Giovanili per CISL. Ci sente Rossella Marinucci? Sì, buonasera. A lei, le cedo la parola, prego. Grazie, vi chiedo scusa per la mancata risposta precedente, ma abbiamo un bilaterale in contemporanea e quindi ci stiamo un po' dividendo con i due tavoli. Dunque, grazie per questa ulteriore opportunità con delle commissioni riunite per esprimerci su questo pacchetto tirocini, così come viene indicato. Ovviamente invieremo una memoria per poter con più dettaglio di quello che il tempo consente argomentare una serie di motivazioni, ma come CGL possiamo dire che la CGL condivide gli obiettivi del pacchetto tirocini così come è stato proposto dalla Commissione europea. Poi risulta evidente la complessità di definire un ambito di applicazione che sia valido per tutti i 27 Paesi membri, all'interno dei quali che hanno normative molto diverse tra di loro e anche dal complesso della normativa nazionale che invece ci contraddistingue, e oltre al fatto delle competenze delle regioni che nel nostro caso hanno appunto su questa materia piena competenza. Noi però riteniamo che con tutte le sottolineature che anche a livello di sindacato europeo sono state espresse alla Commissione rispetto ad alcuni limiti della norma, che possono essere sicuramente migliorati, che il pacchetto tirocinio ci consente di affrontare una serie di problemi specifici riferenti a tutti i tipi di tirocinio, stabilendo una disciplina comune, principi e norme minime e soprattutto provando ad armonizzare i sistemi nazionali. Comprendiamo quello che anche la collega della CISL prima ha evidenziato, cioè nel nostro paese evidentemente il tirocinio è un'esperienza formativa, punto. In altri paesi invece ha una confusione ed è un rapporto contrattuale da tutti i punti di vista, ma riteniamo che l'articolo 11 della direttiva, che riguarda il non regresso le disposizioni più favorevoli, escluda ogni tipo di possibilità di veicolare attraverso questa direttiva l'introduzione di ulteriori forme di precarietà di cui nessuno sente sicuramente il bisogno. Invece pensiamo che l'analisi e l'applicazione della direttiva possa consentire margini di miglioramento anche per i principi di qualità dei tirocini come ci sono in Italia. La stessa
valutazione d'impatto che la Commissione europea ha svolto ha evidenziato una serie di criticità che sono tutte tipiche anche dell'utilizzo dello strumento nel nostro paese: l'uso problematico dei tirocini, la scarsa qualità, la disparità di accesso. Quindi ecco, noi riteniamo che partendo non dalle sensazioni, ma dai dati, che l'ultimo rapporto sui tirocini, l'ultimo rapporto di monitoraggio nazionale in materia di tirocini extracurriculari, che è stato edito da ANPAL e INAPP, fornisca una serie di dati preziosissimi, rispetto ai quali, diciamo, approfittare della normativa e mettere mano alle nuove linee guida nazionali che sono da tempo, diciamo, ferme e necessitano di essere ridefinite nel rispetto sia delle indicazioni della sentenza di Corte Costituzionale del 2023, sia dai criteri individuati dalla legge di bilancio del 2022. Sappiamo qual è l'esito di quelle linee guida, è necessario mettere mano e rafforzare un indirizzo nazionale sull'utilizzo dei tirocini che possa orientare a rafforzare appunto gli aspetti qualitativi, la congrua indennità, entrare nel merito della durata massima, sui limiti di contingentamento del numero dei tirocinanti, l'introduzione di bilancio e certificazione di competenze e anche dei vincoli rispetto all'assunzione di una quota minima di tirocinanti, evitando l'uso distorto dell'istituto che pure nel nostro paese c'è. Abbiamo evidenziato, e nella nota potrete, insomma, nel dettaglio, una serie di punti che secondo noi sono le priorità che la ricezione della direttiva può aiutarci ad affrontare, che sono criticità del sistema italiano e sono principalmente il grande margine di tirocini non genuini che rappresenta un rischio concreto di sostituzione di lavoro contrattualizzato. C'è di fatto un utilizzo improprio che è certificato dai dati, dettato da ragioni legate al più basso costo e al fatto di preferire questo strumento a quello che invece dovrebbe essere lo strumento, diciamo, unico di inserimento nel mondo del lavoro come l'apprendistato. C'è un utilizzo di tirocinio in professioni non qualificate, che quindi non prevedono un percorso di formazione come quello del tirocinio, come quello previsto dal tirocinio, e ci sono una serie di dati che confermano come anche le ricadute occupazionali dopo i tirocini hanno una maggiore rilevanza dove ci si rivolge a professioni più qualificate, mentre il tirocinio per professioni non qualificate è di fatto un abuso, è anche quantificato. La direttiva introduce degli elementi di valutazione che secondo noi possono essere integrati, possono integrare quelli che sono le ipotesi di violazione che l'Ispettorato del Lavoro aveva già nel 2018 in Italia elencato, e quindi riteniamo che l'integrazione possa essere semplicemente utile. Riteniamo che possa essere necessaria un'introduzione di una presunzione di subordinazione, come altri Stati membri, per esempio, prevedono. Ci sono altri aspetti su cui intervenire, cito solo i titoli per questioni di tempo, le sanzioni e il ruolo dell'ispettorato e di tutti gli attori, non solo i soggetti ospitanti, ma anche i soggetti promotori dei tirocini. Bisogna affrontare le grandi disomogeneità territoriali, perché i diversi assetti normativi regionali creano differenze e i differenti contesti economici creano delle grandi differenze nell'accesso e nell'utilizzo dello strumento. Ci sono diversità rilevanti sull'indennità di partecipazione che varia dal minimo dei 300 euro della Sicilia agli 800 euro del Lazio, creando un problema anche di sostenibilità di questo strumento da parte dei beneficiari. C'è un problema di durata e reiterazione, si va da un minimo di 2-3 mesi a un massimo per i tirocini stagionali ai 24 mesi e anche ulteriori deroghe quando si parla di soggetti svantaggiati. Per noi, ma anche i dati dicono che un tirocinio massimo di 6 mesi ha il massimo anche di trasformazione in contratto di lavoro subordinato dopo. C'è una discussione sulla qualità del percorso formativo che vale sia per i soggetti attuatori che per i soggetti promotori,
C'è da valutare l'esito occupazionale, che è evidentemente migliore nei casi di tirocini di alta qualità e con qualità formativa garantita, mentre è molto inferiore e insoddisfacente per le professioni appunto non specializzate. C'è un ragionamento da fare sui soggetti promotori e ospitanti, perché i beneficiari dei tirocini hanno caratteristiche molto diverse e non è pensabile che gli stessi soggetti promotori o le stesse aziende possano ospitare qualsiasi tipo di beneficiario con le caratteristiche così diverse che invece possono avere. E soprattutto il ruolo dei soggetti promotori non dovrebbe fermarsi all'attivazione del tirocinio, ma pubblici o privati che siano, i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro dovrebbero accompagnare anche alla fine del tirocinio nella ricerca e nell'orientamento verso il lavoro vero e proprio. E bisogna anche capire che natura vogliamo dare al tirocinio in Italia, che è nato come un'esperienza formativa ed è diventato sempre più una politica attiva, diciamo in questo modo ostacolando il corretto utilizzo del contratto di apprendistato. Inoltre, la parità di trattamento e il principio di non discriminazione previsti nella direttiva, certamente, essendo nel caso italiano non un contratto di lavoro subordinato, possono riguardare esclusivamente la materia di salute e sicurezza e l'esercizio dei diritti sindacali. Quindi, ecco, concludendo, noi accogliamo con favore il pacchetto tirocinio introdotto dalla Commissione europea. Certo, l'ambito di applicazione e le misure non sono esaustive e quindi concordiamo con le posizioni e con le richieste di intervento che la Accesso il sindacato europeo ha evidenziato alla Commissione europea, problematiche che vanno affrontate, perché insomma tenere in un unico perimetro tutte le declinazioni degli stati membri era certamente un esercizio complicato. Consideriamo però non rinviabile contrastare ogni forma di abuso e quindi riteniamo che vadano rafforzati i limiti di attivazione, vadano rafforzati i monitoraggi, le ispezioni e le sanzioni. E che bisogna nel recepire la direttiva, nell'ordinamento nazionale possano essere definite azioni per permettere di migliorare la qualità dei percorsi di tirocinio e una maggiore efficacia del contrasto agli abusi e alla diffusione di tirocini non genuini e irregolari. Soprattutto vanno superate le disomogeneità territoriali e le disuguaglianze nell'accesso, altrimenti perde proprio la natura di strumento di avvicinamento al mercato del lavoro che il tirocinio dovrebbe avere. Chiudo qui e vi ringrazio e mi scuso ancora per la mancata risposta Non si precedente. preoccupi, siamo noi a ringraziare lei. Dunque, per Will intervengono in videoconferenza le funzionarie Antonella Pirastu e Angelica Rota. Prego. Buonasera, grazie a tutti e a tutti gli onorevoli e onorevoli deputati per questa audizione. Avendo poco tempo a disposizione, ci avete dato 5 minuti, spero di rimanere nei tempi. Ci riserviamo come Will di inviarvi una memoria più esauriente. Allora, per quanto riguarda la Will, noi condividiamo gli obiettivi di questo pacchetto. Ora, la nostra posizione è stata anche già espressa nell'ambito di una precedente audizione, quella di giugno presso la 14ª commissione, e comprendiamo anche, veniva anche detto prima, quelle che possono essere le difficoltà a mettere insieme tante tipologie diverse a livello europeo di tirocini, con tante nature diverse, finalità diverse, laddove ci sono anche delle regolamentazioni diverse. Ora, noi una regolamentazione, che forse può fare anche un po' da apripista ce l'abbiamo, tanto che molti riferimenti noi li troviamo all'interno della direttiva. Però è chiaro che c'è un variegato mondo dei tirocini nei 27 paesi. Il tema dei tirocini ci riporta al tema della precarietà lavorativa e pensiamo che iniziare ad aggredire il tirocinio fittizio, scorretto e senza qualità possa insomma essere un primo passo verso l'ottenimento di condizioni migliori dei giovani in Europa. Guardate, noi speriamo di in qualche modo avere un incontro, un confronto con il governo, più volte richiesto già dall'inizio dell'insediamento appunto del nuovo governo stesso, fu una riflessione sul mercato del lavoro e sul contrasto alla precarietà in cui c'entrano a gamba tesa appunto gli stessi tirocini, e forse non vi sarà sfuggito che la UIL ha iniziato a portare avanti una campagna di sensibilizzazione proprio nel contrasto alla precarietà dal titolo No ai lavoratori fantasma.
E la nostra posizione, al netto di quella che è la direttiva a livello europeo, a livello nazionale è quella di abrogare i tirocini extracurriculari, sottolineo extracurriculari, a vantaggio di quello che è il contratto di apprendistato, che riteniamo da sempre essere il miglior contratto di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Fatto questo inciso, la direttiva, così come anche la raccomandazione, noi crediamo che presenti diverse criticità che andrò per punti nel dirvelo, perché il tempo appunto è abbastanza ristretto. Intanto abbiamo due strumenti: da una parte una direttiva che è stretta nei confini di quelli che sono i tirocini retribuiti, ma nello stesso tempo un'efficacia vincolante nei confronti degli stati; dall'altro una raccomandazione che ha un campo di applicazione esteso a tutti i tirocini, ma che, come sappiamo, non ha un'efficacia vincolante. Detto questo, se noi andiamo a vedere il tirocinio in Italia, e mi voglio anche un po' ripetere, noi abbiamo una regolamentazione a parte, il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non ha un contratto alla base, il tirocinante non ha lo status di lavoratore, non percepisce per questo la retribuzione e a cascata non ha quel sistema di protezione, di diritti e di tutele che ha logicamente una lavoratrice o un lavoratore con contratto. Se vado a vedere la proposta della direttiva, quello che vedo è che sembra trasparire, e questo lo dico sulla base della nozione di tirocinante di quell'articolo 2, ma anche di un passaggio che fa la relazione di accompagnamento, in cui dice che la direttiva è applicabile ai tirocinanti che sono lavoratori, che questa direttiva non si applichi ai nostri tirocinanti extracurriculari. E ad onore del vero, e devo precisarlo anche in questa occasione, saremmo stati fortemente contrari a una direttiva che avesse stravolto la natura di politica attiva con finalità di orientamento e formazione, che è quella che ha oggi, del tirocinio extracurriculare, rendendolo, e quello voglio sottolineare e evidenziare, una nuova fattispecie ibrida e che si aggiunge a quella già esistente di un contratto temporaneo, perché di temporaneità lavorativa ne abbiamo a sufficienza. Quindi questo lo dico anche perché nel considerando 21 abbiamo dei tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro, sono per definizione lavoratori a tempo determinato. Qual è il problema qui? È che questi lavoratori che sarebbero a tempo determinato avrebbero comunque meno tutele, perché già che c'è anche in presenza di un principio di non discriminazione come previsto dalla proposta di direttiva, per mansioni ma per caratteristiche proprio della tirocinante non è equiparabile a un lavoratore a tempo determinato. Oltretutto il principio di non discriminazione prevede delle deroghe, la possibilità di derogare alla equiparazione in base a tutela dei diritti, per cui sarebbe un ulteriore lavoratore temporaneo con minore tutela di un normale lavoratore temporaneo, che già, voglio dire, a tutele sono messi diversamente, soprattutto sulla temporaneità e precarietà lavorativa diversa da chi ha contrattista. Dall'altra, se qui sembra esserci una certezza quasi sul fatto che i nostri tirocini extracurriculari non rientrano sulla base di questa definizione di tirocinante, c'è molta confusione se lo leggiamo nell'ambito di un'altra definizione, quella di tirocinio, dove invece viene a mancare totalmente il riferimento a un contratto o rapporto di lavoro del tirocinio, quindi del tirocinante. Quindi sembrerebbe allargarsi le maglie a tutte le tipologie di tirocinio, anche a quelle che non vedono una retribuzione. C'è un'altra criticità, il considerando 17 della proposta di direttiva, dove fa un salto e parla anche di apprendistato. Qui si crea confusione. Noi sappiamo che tirocinio e apprendistato in Italia non sono sovrapponibili, sono due strumenti totalmente diversi. Uno è uno strumento di ingresso e di politica attiva, mentre un altro è un contratto di lavoro vero e proprio, ma qui si dice che la direttiva si applicherebbe agli apprendistati che rientrano nella nozione di lavoratori. Quindi grande confusione se lo vediamo nella situazione italiana. Sul ruolo delle ispezioni e degli ispettori, noi questo articolo 5 della proposta direttiva lo condividiamo. Perché? Perché è uno degli strumenti fondamentali per contrastare abusi, usi distorti e camuffamenti di lavori subordinati dietro ai tirocini stessi. Il problema è che le ispezioni in Italia sono molto basse. Noi abbiamo un 5% di aziende ispezionate a livello italiano, e questo ce lo dice, facendo due calcoli, l'ultimo rapporto dell'INNL.
Quindi, intanto bisognerebbe creare un maggior sistema istruttivo e più rafforzato. E in quelle presunzioni di subordinazione, io le leggo un po' così, quelle elencate sempre nell'articolo 5, forse dovrebbe essere inserita anche l'assenza di un tutor che fa in qualche modo capire che stiamo parlando di un tirocinio fittizio, ma mettere un sistema sanzionatorio realmente dissuasivo e quindi pensare a delle sanzioni che possono essere sia forti sanzioni amministrative, ma anche l'interdizione da parte dell'azienda ospitante e il tirocinante della possibilità di usufruire di ulteriori tirocini, ma anche la riqualificazione di quel tirocinio in un rapporto a tempo indeterminato. Sulla proposta di raccomandazione, due brevi punti e poi mi taccio. Ora, siamo anche qui favorevoli all'obiettivo. Qui si includono tutte le tipologie di tirocinio. Risottolineiamo anche in questo caso che i tirocini curriculari non sono rapporti di lavoro. Quindi ritorniamo sempre alla definizione di cui sopra. Quindi non posso concludere, mi scusi, ma alle 16:15 riprende l'aula. Prego, mi scusi. Sì, ok. Due minuti, due. I tirocini curriculari per noi, a differenza di quelli extracurriculari, vanno incoraggiati perché se ne fa un utilizzo molto, molto blando, purtroppo, ma bisognerebbe incoraggiarli soprattutto in quelle regioni del sud dove un'eventuale retribuzione, così come viene paventata all'interno della raccomandazione, produrrebbe un effetto contrario, cioè non si fanno, le aziende non ti ospitano più i tirocini curriculari. Se bisogna andare sulla qualità dei tirocini, bisogna andare su un sistema di tutoraggio di qualità che ad oggi manca. Sul sostegno finanziario che viene messo nella raccomandazione, bisognerebbe cambiare paradigma sui tirocini, cioè invece di dare sostegno alle imprese, inventiamoci, non so, una specie di dote tirocinio, eroghiamo al giovane che si attiva anche attraverso i centri per l'impiego a trovare le aziende che possano soddisfare più confacente i loro bisogni formativi e lavorativi. Sicuramente favorevoli ad un monitoraggio attraverso banche dati, ma attraverso anche un sistema che potrebbe essere anche a livello europeo, tipo le nostre comunicazioni obbligatorie, per monitorare durante e ex post anche lo sbocco occupazionale dei tirocini. Noi chiediamo di estendere, anzi, a livello nazionale, il sistema delle comunicazioni obbligatorie anche a quelli curriculari che oggi ne sono privi. Grazie. In ultimo, per UGL, Fiovo Bitti, dirigente confederale, prego. Sì, grazie. Mi scuso intanto per questo cambio improvviso, ma purtroppo il segretario Malcotti è stato poco bene. Rapidamente, visto che le colleghe comunque hanno già detto tutto, è chiaro che questi due provvedimenti che ci arrivano dall'Europa sono importanti per aprire una partita anche in ambito nazionale, confermando alcuni punti. In primo luogo che l'apprendistato è l'elemento e lo strumento contrattuale che dovrebbe garantire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, per cui va incentivato. Gli ultimi dati segnalano una regressione invece del ricorso all'apprendistato, e questa cosa è molto preoccupante anche considerando l'alto numero di NEET esistenti nel nostro paese. L'altro aspetto è che i tirocini si possono fare, vanno combattuti gli abusi, gli utilizzi difformi, però per esempio i tirocini inclusivi sono molto importanti, anzi dal nostro osservatorio abbiamo visto che parte delle risorse disponibili neanche vengono poi utilizzate sul territorio. È fondamentale insistere sulla formazione, è fondamentale insistere sul riconoscimento delle competenze acquisite, è fondamentale ad esempio insistere molto sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi, concludendo e poi rinviando a un prossimo documento, sicuramente questi provvedimenti rappresentano un'occasione utile per aprire un dibattito anche in Italia. Grazie. Allora, grazie Fiovo Bitti di UGL, grazie a tutti i nostri auditi di oggi. Temo non ci siano spazi né per i collegamenti, in seno ai collegamenti o in presenza per le domande, perché fra qualche secondo inizia aula. Grazie, se ci sono dei documenti li attendiamo con piacere. Grazie. Grazie, arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie.